vi do qualche notizia sul nostro coro. Il coro è il Francesco Paolo Tosi di Francavilla al Mare, nasce nel 1989 ed è formato da circa 40 coristi, ma purtroppo stasera abbiamo avuto un po' di imprevisti, manca qualche elemento, però insomma lo spettacolo è garantito. Il presidente è la signora Elisa Mennillo. E un ringraziamento particolare lo devo alla nostra fisarmonicista Diana Baboro, che ci accompagna veramente in tutte le nostre esperienze, sia regionali che nazionali e anche internazionali. Io non mi dilungo con la presentazione, vi presento subito il primo brano. È un omaggio al nostro conterraneo, diciamo, al nostro maestro Francesco Martinicchio, Abruzzeme e Francavilla Regina. Buon ascolto. Il primo canto è La Montagna Nostra, è un canto dedicato alle montagne nostre abruzzesi, il Gran Sasso e la Maiella.
questi due monti da lontano sembrano parlarsi, quindi c'è la Maiella che parla col mare e il Gran Sasso che parla con i monti. Versi e musica di Mincione e Piovano, La montagna nostra. Il prossimo brano è Tutto per te, Marie.
L'amore a prima vista ha stregato il cuore di questo giovane innamorato che, pazzo d'amore per Marietta, le propone di sposarla. Di riusciti Gennaro, tutto per te o Marie. Sotto casa mia c'è il mare e la stazione della ferrovia. Il fragore del treno a vapore, il fischio, la tromba mi fanno sussultare. Provo un tuffo al cuore, mi affaccio e vedo gente che va e che viene. Sento come fosse ora il profumo del fazzoletto che mio amore sventolava dal finestrino quando partì. Di Debrano e di Orio, chi va, chi v'è. Bye.
paese me. Quando si è lontani dal paese natio, si offre di nostalgia, si prova un senso di tristezza. All'autore di questo brano, però, basta ricordare il colle che sorge di vicino casa sua per fargli ritornare la forza di vivere e sperare in un ritorno al paese dove è nato, del maestro Antonio Di Orio, paese me. Saltarella paesana. Il prossimo brano è un allegro e spensierato ballo di paese. Vi partecipano tutte le ragazze, tra queste verrà scelta la più bella che entro un mese il futuro pretendente porterà all'altare. Versi di Ambrosini e musiche del maestro Coccione, Saltarella paesana. Thank you.
prossimo canto è Mete sete. L'amore fa ardere il cuore. Non può bastare tutta l'acqua di una fonte per dissetare la sete d'amore che cresce in un innamorato. Solista Franco Santalucia, Mete sete, versi e musica del maestro Diorio. Ci prendiamo 5 minuti tecnici per preparare tutto. Siamo già pronti. Fonte anche se con cara lucente, tutte le occhie guarda a te, e lo solo a capo a monte anche le raggi più tendente, capisci che fa vedere. Sapete che chi la fa, te gioia a me, pronte pronte te sei tu. Rose messi belle tante, ma ne cuore non di niente, se ti piace fai soffrire. La passione a me fu cante, a se tante me accante, e me faccio all'angani. Sapendo che chi la fa, te gioia a me, pronte pronte te sei tu. Se ne si indegna cante sta quagliare della fonte per spiegarlo bene me, non fare chiedo mercante tu sei lì e quanto acconte che pensi solo a te. Di color rosetta, ho avuto un attimo prima, c'è la signora centro che viene sempre e saluto e saluto Antonella, ho avuto un attimo di così, ho detto oddio, però poi alla fine non si è fatto, 2 giorni fa è caduto, l'avete saputo che è caduto? È caduto, sì, però se cioè, ha avuto solo un'escoriazione alla mano, non si è fatto niente, è la spalla. C'è il fisioterapista della squadra del Milan, giustamente, non si è fatto niente, ho avuto un attimo, ho detto oddio, per no, non si è fatto niente. Non so di che sto parlando. Beh, insomma, sono stata felice per un attimo, ma è durato 2 secondi, perché
perché avete cantato il brano chi vecchi va, cioè lui ha intenzione di tornare, quindi mi è venuta in mente quella persona. Poi la mia carissima amica collaboratrice Maria Di Meco mi ha detto: no, fermati, che è caduto. No, non si è fatto niente purtroppo, quindi non si è fatto niente. Chiamo, grazie, ascolteremo il secondo tempo fra qualche minuto. Chiamo Amnesty International, l'associazione Abissinia, culturale Abissinia, ma chiamo prima Gianni Cordova. Dov'è? Non c'è. Non c'è, vabbè, diamo prima la parola allora. Eccole qua, arrivate. Ecco Gianni, vieni Gianni. Stavamo parlando di chi è, chi va, chi va, chi è, chi viene, chi va, poi ho detto che è caduto, ma non si è fatto niente, quindi no, parlavamo di un'altra persona. Gianni Cordova, io lo ringraziamo tutti, che era il custode, diciamo che rappresenti il Parco Sabucchi. No, che bidello, il bidello. È custode di Villa Sabucchi, e lui è l'associazione LAD, che da quanti anni Gianni? 21. Da 21 anni opera sul territorio per aiutare i ragazzi che hanno il problema tragico, diciamo così, della tossicodipendenza. Vabbè, non sta a me parlare di questo, ma io lodo e veramente ammiro tantissimo questo lavoro così importante e difficile che tu fai qui a Pescara. Ringrazio, e sicuramente il prossimo anno ci mettiamo d'accordo, che la musica è fatta di accordi, per altri concerti. Mi vedrai per il 18° anno. Quindi anch'io ho il mio fisioterapista personale per la spalla, certo non è il presidente del Milan, ma cercherò di non cadere. Prego. Vi chiedo scusa se a Maria Gabriella, no, io ho capito a Sagoco, ho capito, adesso vediamo se ho capito bene, fatemi un cenno d'assenso. È cascato il presidente del Milan, che cerca un fisioterapista per venire l'anno prossimo a Villa Sabucchi e si deve mettere d'accordo con te. Ho capito bene, sì. Io chiedo scusa a Maria Gabriella e a tutti voi se vi ho fatto aspettare qualche secondo, ma ero lì dietro, perché sembra facile tenere così sott'occhio una situazione di questo genere di un parco pubblico, ma vi assicuro che facile non è, perché come dice il mio amico, credo anche vostro amico Induccio, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, no? E siccome il tasso di tolleranza non è eccezionale di questi tempi, no? Capita che al minimo inghippo, no? Ci siano le proteste, i diti puntati, le persone, come è successo poco fa, che mi hanno detto: lei è il custode, lei deve vigilare su una cosa che insomma ha la sua importanza, ma forse questa signora è stata sopravvalutata nella circostanza. Insomma, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, e allora bisogna un po' sorvegliare, un po' vedere, un po' guardare, perché certe cose vanno preservate. Credo che sia da preservare, almeno così dice la maggior parte delle persone, a parte quelle che indicano con il dito puntato l'impegno che la LAD sta approfondendo qui dal 2004, è particolarmente da preservare, Maria Gabriella, ogni forma di espressione artistica in un'Italia che ha bisogno prima di tutto di cultura, di arte, di sentimenti alti. Grazie. E tra questi sentimenti alti credo che vada messo in prima fila il sentimento della tolleranza e della solidarietà, non quello dei diti puntati, che a volte fa venire in mente l'idea, ma a me chi me lo fa fare? Forse a qualcuno piaceva prima il parco prima del 2004, quando era un tappeto di siringhe e quando qui non ci si poteva entrare. Però siamo un po' testardi e quindi continuiamo a rompere un po' le scatole a chi
alle persone a cui tutto sommato non sta mai bene nulla. Detto questo, credo di aver concluso questo mio breve intervento, perché in esso è contenuto un invito a tutti coloro, in particolare a Maria Gabriella, che non li dimostra ma fa 18 anni. No? 18, più 18 più 9. Ecco, ha dato i numeri per la prossima lotteria. Se li giocate sulla ruota di Napoli, due volte 18 è un premio doppio. Se esce due volte il 18, più 9. Va bene? Io non vi dico quanti 18 perché mi penalizzerebbe. E detto questo vi ringrazio, ma veramente vi ringrazio di cuore. Oggi era una giornata a metà tra la pioggia e la non pioggia, in alcuni momenti c'è stato anche qualche schizzo di pioggia, ma io vi ho visto, come dire, così appassionati di stare qui insieme a noi che avete resistito anche alla pioggia. Ve lo dico solo per vostra conoscenza. Domani e dopodomani non ci sono concerti di musicarte e c'è l'allarme meteo, quindi prima di domani, ecco, mi raccomando, mettetevi in salvo. Grazie. Ringrazio Gianni Cordova ancora, ringrazio le due associazioni, facciamo parlare prima Paolo, a caso. Paolo Mariani, Amnesty International, pianista, tra l'altro hai suonato il giorno della maratona d'estate e sicuramente ti ascolteremo anche il prossimo anno, pianista bacchiano, Bach. E l'associazione culturale Abissinia, noi abbiamo messo degli scrigni lì anche sul tavolo delle firme, tra l'altro io vi invito tutti per cortesia in stampatello, perché ho letto delle cose completamente inaudite, scritte in corsivo, gli indirizzi delle vostre abitazioni e anche gli indirizzi email, in modo che vi spedisco gli inviti delle prossime manifestazioni che io organizzo. Gli indirizzi email non so se è minuscolo o maiuscolo, quindi se potete ben specificare sul cataloghino d'ingresso quel quadernino rosa, appunto. Chi vuole mettere anche il telefono, vi faccio anche un colpo di telefono. Chi vuole mettere anche un'offerta a Musicarte, fa sempre, è molto importante, perché diciamo che si parla quasi di autofinanziamento. Grazie e grazie alle associazioni.